Bene, vediamo in questa presentazione di oggi OpenStack, una suite che serve per fare cloud computing. La vediamo da un punto di vista commerciale, quindi diciamo diamo un'occhiata un po' a che cos'è, cosa non è, un po' l'architettura a grandi linee, descriviamo anche quella che è la community open source che c'è dietro e poi dobbiamo arrivare, diciamo, alla parte di casi di uso per poter ragionare su possibili utilizzi di OpenStack per scopi aziendali e quindi diamo anche un'occhiata, diciamo, ad aspetti di mercato. Cercherò di essere molto breve perché lo scopo, diciamo, di questa presentazione con slide è semplicemente di creare un po' di linguaggio comune, un po' di fondo e poi magari diamo spazio invece alla discussione. Allora, che cos'è OpenStack? Una piattaforma per fare cloud pubbliche e private. Diciamo, per gestire verso il basso macchine virtuali, ma non solo, anche container di vari tipi e addirittura anche macchine fisiche. Quindi OpenStack astrae le risorse di computazione, intese come processore, storage, networking, tutto ciò che è IT infrastrutturale e lo fa in molti modi, quindi attraverso tanti plugin e tanti driver è possibile utilizzare hardware molto eterogeneo, ma anche hypervisor molto diversi, contenitori diversi e addirittura anche macchine fisiche perché alcuni hanno proprio bisogno di gestire proprio le macchine fisiche, è una cosa abbastanza richiesta. Tutto questo poi offre a livello più alto la possibilità di utilizzare queste risorse e quindi di realizzare servizi estremamente scalabili. Cosa non è OpenStack? Non è un hypervisor, come abbiamo detto, ne supporta moltissimi, tutti i principali, sia quelli open che quelli commerciali. Quindi diciamo per hypervisor intendiamo il componente fondamentale con cui funzionano le macchine virtuali. Non è un sostituto di VMware, anche se inevitabilmente i paragoni con VMware si possono fare, è di più di VMware e può anche includerlo. Non a caso VMware partecipa, segue la comunità OpenStack. Non è una singola distribuzione Linux, ma lo possiamo trovare diciamo un po' in tutte le principali, quindi SUSE, Red Hat, Ubuntu, citando quelle più note, anche Debian, e ci sono anche dei distributori che non hanno una propria distro, come Mirantis, che si stanno facendo largo all'interno del panorama OpenStack e utilizzano magari quella di Canonical, quindi la Ubuntu Enterprise. Ovviamente queste distribuzioni, come sempre avviene, sono di due tipi, c'è una di community che è gratuita e priva di supporto, oppure quelle invece che hanno anche il supporto all'interno di un piano economico. E non è una piattaforma per fare storage o per fare networking, ma non è, diciamo, no, non è solo una piattaforma che fa questo. Perfetto, quindi che cos'è? Beh, diciamo che possiamo gestire dei pool di risorse, abbiamo detto, di computazione, di storage e di networking, un po' come si fa con Amazon Web Services, per intenderci. Quindi Amazon Web Services è una public cloud, non funziona con OpenStack, funziona con cose che hanno loro e hanno sviluppato loro. Però più o meno, diciamo, il risultato finale di una installazione di OpenStack in una private cloud o il risultato finale di una public cloud basata su OpenStack è qualcosa di molto simile a quello che possiamo vedere utilizzando Amazon Web Services, ma chiaramente, data la caratteristica aperta, ci dà molte più possibilità di fare cose su misura e molta più libertà di implementare, come vedremo. È un'architettura fatta di tante componenti. Queste componenti possono essere gestite attraverso una dashboard che si chiama Horizon, che fornisce quasi tutte le funzionalità di amministrazione,
anche se utilizzarlo da riga di comando o da SDK dà più possibilità ancora. Quindi la dashboard è uno strumento molto pratico per chi appunto deve gestire in stile Amazon le risorse e distribuirle, ma insomma è solo uno dei modi di utilizzare le API dei componenti architetturali di OpenStack. E quindi notare che insomma, per esempio, la parte di networking è molto sviluppata, quindi oltre a poter tirar su macchine virtuali, contenitori, quello che sia, e fornirli, diciamo, a chi servono, si possono anche fare cose parecchio complesse a livello di networking. Si possono fare bilanciatori di carico, si possono fare VPN, è molto libero. Sostanzialmente basta avere l'hardware sotto, poi riesco ad organizzarmi tutto a livello di software in maniera molto semplice. OpenStack è un ecosistema di tanti componenti, ce ne sono più di 60 attualmente, sono i vari progetti che fanno parte della suite di OpenStack. I sei principali sono quelli che vediamo in questa slide. Allora, per esempio, Nova è il componente che fa il compute, e quindi quello che proprio si occupa della potenza di calcolo, quindi quello che ci dà a disposizione la macchina con il suo processore e la sua RAM. Neutron è il componente che si occupa del networking, quindi quello con cui si fanno le cose complesse di cui abbiamo accennato. Poi c'è la parte di storage, che possiamo distinguere in block storage e object storage. Come block storage abbiamo Cinder, semplicemente spazio disco neutro sul quale metterci poi un file system a piacere, oppure una parte di object storage che si chiama Swift, il primo di questi sei, che invece è stile Dropbox, quindi già tutto pronto, un contenitore pronto, metterci dentro i file e ritirarli in maniera sincronizzata con altri utenti. C'è Keystone che si occupa dell'identificazione, dell'autorizzazione, dell'accounting dei vari utenti, e che ogni volta che utilizziamo qualunque componente o passiamo da un componente a un altro o lo utilizziamo esternamente o internamente, dobbiamo sempre passare attraverso Keystone, che gestisce i vari token che servono per l'identificazione, quindi un componente di accesso e di sicurezza. Infine Glance, il servizio di imaging. Una volta che la macchina è pronta, devo metterci sopra un sistema operativo. Posso mettere nel mio menu di sistemi operativi molti differenti distribuzioni di Linux, ma anche sistemi proprietari come Windows. E questo è il servizio che mi dice dove mi vado a prendere le varie immagini che poi, quando la macchina è pronta, verranno messe sulla macchina e verrà data come servizio precotto all'utente. Quindi questi sono un po' i vari ecosistemi. Questa slide viene messa qui solo per spaventare chi la guarda, diciamo per far rendere conto che è un oggetto piuttosto complesso. Questi componenti al loro interno hanno dei database specifici, hanno dei sistemi di code, hanno degli agent, dei driver, che comunicano tra loro in maniera piuttosto articolata, e quindi insomma, così in una slide sola si può dare un po' l'idea della complessità appunto dell'architettura. Allora, vediamo un po'. OpenStack nasce nel 2010, quindi è un progetto relativamente recente. Negli ultimi anni comincia davvero a esprimere un grosso interesse nel mondo. Parte da Rackspace e NASA come promotori. E la storia vede questo, cioè una dichiarazione di mission che è, diciamo, è quella che leggete in questa slide: produrre quindi una piattaforma di cloud computing open source per creare cloud pubbliche e private, che sia estremamente scalabile, quindi diciamo senza limiti rispetto alla grandezza, semplice da implementare e super scalabile, massivamente scalabile. C'è una fondazione lanciata alla fine del 2012. Dentro ci sono compagnie piuttosto grosse, 500 e più. Qui potete vedere i membri Platinum e Golden, quindi insomma ci sono nomi abbastanza importanti. Vediamo poi esempi pratici di implementazioni di cloud fatte con OpenStack, cloud pubbliche, quindi stile Amazon, cioè
dei provider di servizi infrastructure as a service che utilizzano OpenStack e mettono a disposizione dell'utente questi servizi a pagamento. Oppure private cloud, cioè compagnie che internamente si sono sviluppate la propria cloud e la utilizzano per degli scopi interni. Chiaramente, diciamo, nel caso private cloud c'è un investimento iniziale da fare, che si spera di rientrare in seguito, perché i costi delle public cloud, come sapete, non sono proprio indifferenti. Già se pensiamo ai costi di Amazon, che un'azienda media può sostenere annualmente, insomma, sono abbastanza importanti. Quindi l'idea di farsi una private cloud spesso nasce anche da questo, dalla voglia di poter risparmiare e poi di offrire però cose in più, perché altrimenti Però poi ti l'investimento. devi fornire dell'hardware per... Esatto, nel caso private chiaramente ho bisogno di hardware o mio, quindi ce l'ho in casa, oppure lo affitto in un data center che conosco, di cui mi fido, affitto un po' di hardware mio, quindi confinato, delimitato, me lo installo lì e poi ce l'ho ed è mio. Quindi una delle due cose. Chiaramente c'è un investimento da fare, anche e soprattutto in ore uomo che servono per poterlo installare, insomma, non è un oggetto. Amazon invece tu non devi comprarti E ce l'hardware. l'hai pronto, Amazon è pronto, è stato già fatto una volta per tutte, quindi lo utilizzi, paghi. E ci sono anche però delle public cloud che insomma fanno lo stesso lavoro di Amazon, a volte sono più economiche di Amazon, altre no, oppure offrono più qualità, insomma la situazione è abbastanza variegata. Vediamo i Google Trends fatti sui prodotti open in questo campo. Come vedete, OpenStack nel tempo ha gradualmente staccato i suoi diretti competitor, e come soluzione open oggi è praticamente l'unica che ancora viene sviluppata, che riscuote interesse. Facendo un trend con prodotti commerciali, vediamo che VMware ha ancora una situazione dominante, però il trend ci dice che OpenStack prima o poi la aggancerà. L'apertura, l'open source, diciamo il paradigma open source è pienamente rispettato, nonostante sia un progetto, insomma, dove ci sono grossi nomi, quindi un progetto decisamente commerciale, però vengono rispettati tutti i crismi dell'open source, a partire dalla licenza, il design, quindi la progettazione è aperta, ogni 6 mesi ci sono incontri pubblici, ci sono mailing list, ci sono strumenti di collaborazione da remoto che insomma fanno sì che tutti possano partecipare. Sviluppo aperto, comunità, tanta documentazione online, tante possibilità di chiedere aiuto online per chi vuol far da sé e non vuol comprare un prodotto già pronto. Le Quindi, release con licenza, cioè, non c'è più. è una Apache License, Apache License Quindi che è 2.0, 2.0? compatibile con la V3. GPL V3. Che vuol dire? Vuol dire che, come al solito, può essere utilizzata liberamente, le modifiche devono però devono avere lo stesso tipo di licenza. Quindi E sei libero di utilizzarlo? sei libero di utilizzarla come vuoi. Se la sviluppi ulteriormente, sei tenuto a rendere Però se pubblico. la embedded all'interno di una Puoi fare soluzione. quello che vuoi. Ciclo di sviluppo uguale a quello di Ubuntu, ogni 6 mesi ne esce una, come vedete. Però qui una cosa va detta. Adesso siamo alla Newton in questo momento. La prossima sarà Okata, che dovrebbe uscire a fine febbraio. Ubuntu sì, ogni 6 mesi va bene che esca, perché tipicamente lo si installa su una macchina, la tua, se è desktop, oppure sui server. Ci sta che ogni 6 mesi metti in conto di fare degli aggiornamenti. Su OpenStack mettere in conto di fare degli aggiornamenti ogni 6 mesi invece è molto complesso. Non tutti riescono a star dietro a questo ciclo di sviluppo. Chiaramente lo hanno impresso per poter sviluppare, visto che agli inizi gli hanno dato una botta iniziale. Però molti si lamentano di questo fatto e chiedono che il ciclo sia portato a 12 mesi, perché una volta che uno ci ha messo 6 mesi per installarlo, poi ce ne vogliono altri 6 per aggiornarlo. Ovviamente è un paradosso questo, però
per dire che ecco, il ciclo di rilascio, insomma, è serratissimo. Da qui possiamo vedere chi è che sta codando, sta sviluppando OpenStack, prendendo le mail degli sviluppatori e vedendo a quale compagnia appartengono. Nelle varie release, Mitaka, Newton e Okata, e poi nell'ultima torta tutte le release insieme. In questo modo possiamo vedere che è abbastanza variegata la situazione, non c'è nessuno che sia realmente il proprietario di OpenStack. Questo è un fatto positivo, perché vuol dire che c'è una grossa diversità, tutti si danno da fare, ci sono quelli che fanno più di altri. Due maggiori quelli La Opera parte maggiore è Others. In Others. arancione, quindi chiaramente significa che appunto c'è parecchia diversità. Poi c'è Mirantis in azzurro che fa tanto, Vabbè, e sono quei due lì, so qui, quindi sì, infatti, Others vuol dire tutti tutte gli le altri altre più piccoli. È più piccole, quindi è molto variegato. molto variegata la faccenda. Allora, modelli di servizio, appunto, public cloud, private cloud. A sinistra c'è il private cloud, quindi faccio tutto internamente, parto proprio dalle risorse e salgo su, virtualizzando il sistema operativo, dati e applicazioni. Invece, le altre tre colonne sulla destra sono i modelli pubblici. Infrastructure as a Service è quello che ci offre Amazon e le public cloud anche basate su OpenStack. Quindi ci danno una macchina virtuale pronta all'uso con il sistema operativo installato, che io posso scegliere, quindi il customer ha la possibilità di scegliere il sistema operativo. E poi dopo ci mette sopra quello che vuole, esattamente come avviene normalmente anche qui quando si fa sviluppo. Ma c'è un paradigma più astratto, che è quello del platform as a service, in cui bisogna preoccuparsi solamente della propria applicazione e dei propri dati, e la piattaforma è già pronta, quindi non so, vogliamo fare una piattaforma per lo sviluppo e la produzione di una determinata applicazione, lasciamo stare tutte le cose che riguardano tirar su gli application server, i database, tutto questo noi non lo facciamo, ce lo ritroviamo fatto, scegliamo solo le cose che ci servono, voglio Tomcat con DB, Mongo, voglio, non so, JBoss, quello che è. Ce l'ho, dopo che l'ho richiesto, dopo pochi secondi ce l'ho a disposizione e sono subito pronto per lavorare. E questo è il platform as a service. No, il mondo cloud si sta spostando su questo. Anche Amazon ci dà tantissima roba che funziona in questo modo qui, già tutto pronto, no? E quindi OpenStack gli sta dietro, ma a fatica, perché Amazon è partita molto prima. Però appunto tutti quei servizi, quei più di 60 servizi che citavo prima, sono proprio questo, cioè vanno tutti verso la direzione di offrire qualcosa in più oltre all'infrastructure as a service. Infine, software as a service è un software pronto all'uso, come non so, quelli di Google, come Gmail, il software as a service. Non ho nessun controllo, semplicemente l'utilizzo del software. Questo serve a chi vuole appunto erogare un software as a service. Tutta questa roba qui con OpenStack si può fare. Vediamo allora che cosa ci si può fare un pochino più nello specifico, casi d'uso. Allora, uno, il classico è quello di dire: ho un sito web, lo voglio dinamicamente scalare su e giù al volo, quindi high availability, perfetto, ho la possibilità di farlo in maniera automatizzata con tutti gli strumenti software pronti. Voglio costruire un'applicazione software as a service, oppure ce n'ho già una e la voglio rendere software as a service, è un altro caso di uso. Oppure ancora, voglio fornire risorse IT, self-service, on demand ai miei utenti. Quindi voglio fare proprio infrastructure as a service internamente ai miei lavoratori interni all'azienda, oppure ai miei clienti, oppure a nuovi clienti che posso avere che non ho oggi, che invece si potrebbe mirare ad avere. E poi ci posso fare degli ambienti di test molto versatili, molto veloci, quindi questo per chi fa sviluppo è importante, no? Invece di perdere tempo a tirar sulle macchine e a metterci sulle cose, qui è molto più veloce, rapido, e allora si può anche rompere. Quindi il concetto del DevOps di rompi le cose e rifalle rapidamente, tanto non c'è problema, ce ne hai quante ne vuoi, è tutto virtualizzato. Infine si può fare supercomputing, penso non ci interessi tanto, interessa più il mondo della ricerca. Allora, una ricerca del 2015 sul private cloud fatta ad aziende con più di 250 dipendenti,
chiedendo a dei professionisti senior, ci dice questo, che il 90% di questi professionisti dichiarano di aver già implementato una soluzione private cloud all'interno della loro azienda, il 91% ha comunque in programma di farsela, quindi tra questi chiaramente anche quelli precedenti, fare una soluzione di private cloud non è una cosa che si improvvisa o si fa in poco tempo, quindi si possono fare dei fallimenti e quindi uno vuole giustamente riprovarci. Il 65% dei tentativi di implementazione con OpenStack sono stati difficili, quindi comunque è una cosa abbastanza complessa. E insomma, tipicamente 6 mesi di lavoro Ma 6 mesi intendi per essere operativi. per avere una private cloud Pronta OpenStack. all'uso, OpenStack, pronta all'uso. L'88%, diciamo 5 anni, dichiara che fra 5 anni la maggior parte degli workload saranno tutti su container, su cloud infrastructure. Cioè, che significa questo? Principalmente oggi si parla di cloud computing sulle virtual machine, che però sono degli oggetti un po' pesanti, sempre più leggeri che le macchine fisiche, però si può essere più leggeri. E lo si fa con i contenitori. I contenitori sono delle virtual machine semplificate, non c'è la parte di kernel perché le applicazioni che uno sviluppa nel 90% dei casi non interessano il kernel, sono applicazioni che si muovono nello user space, e quindi un container è un oggetto anche 10 volte più leggero di una virtual machine e che assolve praticamente le stesse funzioni. E quindi si va verso questo. Ma un OpenStack è pronto. container non è un web container, una Web container è pagina, o un'altra cosa ancora. una pagina, un cartello, non c'entra niente di Non proprio, perché lì andiamo, appunto, sono detti web container, no? E vengono utilizzati per fare i microservizi, c'entrano anche quelli, però i container di cui stiamo parlando qui sono come delle macchine virtuali più leggere, lightweight. E niente, il 93% dichiara che l'infrastructure as a service è il futuro dei data center. Allora, perché OpenStack? Allora, i motivi sono abbastanza ovvi e sono i soliti. Innanzitutto evitare il lock-in. Con AWS si ha lock-in, anche qui in realtà fino a qualche anno fa si riteneva che Amazon, insomma, utilizzasse degli standard, tanto è vero che OpenStack è partito con gli stessi standard di Amazon Web Services proprio per essere, diciamo, compliant. Però chiaro che chi deve fare business non ha l'interesse a sviluppare degli standard, quindi nel tempo questi standard poi hanno provato che ci sono delle incompatibilità e quindi la situazione si è ribaltata. Adesso sono quelli di OpenStack ad essere considerati standard mondiali e quelli di Amazon sono sì compatibili, però c'è sempre qualcosa di diverso. Sono cose che si inseriscono per fare lock-in. È normale, è un comportamento. Cioè, sì, è che se volessi migrare i miei servizi da Amazon verso OpenStack o viceversa, Ci sarebbe un po' avrei da problemi. faticare. Mentre una volta che uno ce li ha su OpenStack, li migra dove vuole facilmente. Questo è molto importante, quindi non c'ho lock-in. Ovviamente il lock-in ce l'ho anche con Google e con Microsoft Azure. Poi privacy, anche qui è ovvio, no? Chiaro che uno non Figurati se quando. self-evident, diciamo. E poi con OpenStack, siccome è molto, appunto, gestisce tante cose eterogenee fra loro, tanti mondi diversi, posso fare anche delle cloud ibride, che è un altro approccio molto, molto utilizzato, cioè parte private, parte cloud, mescolo insieme e gestisco le macchine di Amazon da una parte, quelle magari interne che ho io da un'altra, quelle di un'altra cloud ancora, magari Ah, basata può su OpenStack gestire da anche un'altra. altri cloud come OpenStack delle O macchine anche se ho AWS. anche AWS, altri cloud con OpenStack o anche altri cloud con AWS, oppure anche altri cloud con altre tecnologie. Quindi è molto buono per fare hybrid cloud. E quindi fai degli ambienti multicloud che si dice essere un po' il futuro, perché insomma uno in questo modo. Però qui parliamo di grossi numeri, cioè di grosse aziende che hanno grossi carichi. E poi ovviamente perché non costa, cioè è chiaro, diciamo un po' scontato. Cosa si può dare ai clienti? Beh, sicuramente consulenza e formazione. Si spera che. Aspetta, aspetta. Vai. Prima hai fatto una slide sui possibili value proposition sul tema OpenStack. Ci torni dopo o torniamo indietro? La value proposition qual era? Questa qua.
Space, che questo è un po' è fondamentale per noi per capire poi come fare far percepire al cliente il valore, il senso della produzione esterna. Certo, certo. Su questo tema ci torniamo avanti o? Sì, ci abbiamo ancora un'altra riflessione su questo, però direi di tenerci la discussione su questo, perché è la cosa più importante. Questo, diciamo, questo così come adesso, siccome si è entrato più su un modello di business, che ciò che è la conseguenza di che cosa avete fatto. Esatto, esatto, sì, sì. E come? Esatto, sì, diciamo che quello che stavo per dire specifica forse un po' di più quello, e quindi formazione e consulenze, appunto nell'ipotesi che sembra ormai acclarata che in Italia gradualmente verranno introdotte queste tecnologie che già da anni sono utilizzate altrove, anche in Europa, molto bene in Spagna per esempio. Migrazioni, e qui si parlerà di migrazioni, anche la pubblica amministrazione italiana ha cominciato a farlo, per esempio in Puglia, nella provincia di Andria, una provincia a tre città, Andria e altre due che non ricordo, hanno un data center basato su VMware, stanno facendo la migrazione OpenStack, quindi si comincia a parlare di migrazioni. Si possono offrire ai clienti soluzioni pronte all'uso, precotte, quindi ambienti di sviluppo pronti. Si può fare hosting, certo non è esattamente, diciamo, il business di Nexe. Oppure si può per esempio offrire a dei clienti che hanno dei workloads molto pesanti, e qui forse invece Nexe ce l'ha, clienti di questo genere, la possibilità di appoggiarsi su una infrastruttura che magari Nexe si è costruita, oppure che ha affittato da altri, oppure che ha preso da una public cloud, e quindi per gestire i picchi di carichi di lavoro pesanti. Le consulenze, su quali argomenti si possono fare? Beh, si possono fare sull'architettura, e quindi si possono fare formazione e tutoring per le organizzazioni che ne hanno bisogno, per gestire le migrazioni, per implementare ambienti automatici, perché la bellezza di questo mondo qui, e noi l'abbiamo anche verificata proprio con un progetto, il progetto Sunrise all'interno di Nexe, è il discorso dell'infrastructure as code, cioè l'infrastruttura viene gestita dentro il codice, e quindi quando ho un'esigenza di cambiare la mia infrastruttura perché magari ho più utenti del previsto, io lo posso fare all'interno del codice utilizzando degli SDK specifici, e quindi di fatto riesco a crearmi un ambiente completamente virtuale e tutto da software, senza toccare mai le macchine. Questo può essere di interesse per un cliente, no? Oppure appunto si può insegnare a costruire una private cloud dopo averlo imparato internamente, quindi una fase successiva. Si possono fare pipeline di sviluppo stile DevOps per fare continuous integration e continuous delivery, sempre basato su private cloud. Insomma, sono un po' di idee. Allora, veniamo ora a una transizione che potrebbe essere di interesse per Nexe o anche per altri soggetti. Al momento Nexe utilizza Amazon Web Services, perfetto. Potrebbe per esempio iniziare a utilizzare altre public cloud basate su OpenStack, con i nuovi clienti, i nuovi ambienti che deve mettere su pian pianino, e poi magari se la cosa gli piace può progressivamente migrare quelli che stavano prima su Amazon su questo nuovo fornitore di public cloud. Questo perché lo si fa? Perché magari in questo modo si può imparare ad utilizzare quei servizi e poi imparare ad installarli, quindi internamente si crea una cultura che lentamente può portare poi a, per esempio, affittare delle porzioni di data center e poi sopra metterci OpenStack e cominciare a avere la private cloud. In quel momento però ci siamo tolti di mezzo il lock-in, non siamo più lockati dentro Amazon quando saremo arrivati in quel momento lì, e quindi automaticamente noi andiamo a trasportare tutti i clienti che avevamo sulla public cloud, che più o meno ci costava come Amazon, sulla nostra private cloud, e abbiamo risparmiato. Questa è un'idea, ovviamente un'idea, diciamo, semplicistica, ma sono qui per sentire invece delle idee più interessanti da voi. Ok, a tal proposito,
mi sono già mosso e vi segnalo questo provider di public cloud che si chiama Elastix. È un provider svedese, sono 9 persone, tutte e 9 ingegneri, di cui uno amministratore delegato e uno commerciale. Forse vi ricorderà qualcosa. In effetti mi sono piaciuti proprio perché hanno un approccio che, in cui mi ritrovo, cioè ingegneri che fanno le cose seriamente. Hanno 3 data center a Stoccolma, uno a nord, uno a sud, uno a nord-est. Quello a nord-est lo usano per fare arbitraggio sugli altri 2, vabbè, sono a norma, tutto quanto a norma, figuriamoci, siamo in Svezia. Hanno un ottimo supporto tecnico, qualità, soprattutto qualità, il 100% dei loro storage è SSD, quindi spinge moltissimo. So che Nexe non usa tanto Amazon per la produzione quanto più per lo sviluppo, però questo qui è buono per la produzione. La produzione non la gestiamo, E poi i clienti hanno... Hanno il loro, però si può, per esempio, si può suggerire come idea questa cosa qui. E nei casi di studio ci sono anche appunto degli studi di performance che vedono sul classare soluzioni di Rackspace e di Amazon sulla qualità. È pay per use, se non si vuole tutta quella qualità se ne può richiedere un po' di meno. La legge sulla privacy in Svezia è particolarmente vantaggiosa anche rispetto a quella italiana, è molto scrupolosa, quindi per clienti che hanno problemi di privacy può essere interessante che nessuno vada a toccare le loro cose in Svezia. Questo è garantito a livello di piattaforma, cioè OpenStack, o è poi l'applicativo che deve andare a implementare anche in Svezia? La privacy, dici? Solo perché il data center è lì, per cui se qualcuno vuole toccare i dati deve andare lì. E lì ci sono delle leggi, insomma... No, dicevo, la piattaforma implementa già meccanismi di sicurezza. Ah, beh, certo. Dei dati, per esempio, ovvio, sì, assolutamente, tutto quanto criptato. Però questo non basta, perché poi andando in loco e sequestrando i server uno i dati se li prende, no? Ecco, questa cosa però è un po' più difficile in Svezia che in Italia. Ovviamente sto parlando di clienti che hanno particolari esigenze. Un'altra cosa che a me interessa parecchio è il fatto che utilizzano energia da fonti rinnovabili sia nei data center che negli uffici, quindi insomma in qualche modo vanno verso il green IT. E quindi ho diciamo stretto con loro un accordo di reselling che spero di poter utilizzare, insomma. Altri partner con cui nel frattempo sto ragionando sono Canonical, che potrebbe fare il deployment di OpenStack e il relativo supporto in molto meno di 6 mesi. Ovviamente devi pagare, quindi devi scegliere se vuoi utilizzare personale per farlo oppure pagare Canonical per farlo. Quindi Canonical è quello che puoi fare noi. Sì, però lo fa in breve tempo perché sa come si fa. E te lo mette, adesso non voglio sparare che cifre a caso, ma mettiamo invece che 6 mesi, in 2 settimane ce l'hai, però ovviamente paghi come se avessi fatto i 6 mesi. Però come fa a farlo? Perché è una questione di solo competenze. Però, la prima volta che lo fai, 26 mesi, se lo fai in casa, esatto. 8, 4 e così via. Esattamente, quindi le acquisisci, poi è loro, la distribuzione è loro, cioè se non la conoscono loro, insomma, se la devi fare te e la vuoi fare senza di loro, devi utilizzare gli strumenti della comunità, ogni volta che c'è un problema, ragazzi ho avuto questo problema, chi è che l'ha risolto? Ah, forse potresti fare così, come sempre avviene nell'open source, quindi è una cosa lunga. E poi ho i contatti anche con gente che c'ha il data center a Frosinone, Seaweb, che pure mi sembrano seri, quindi volendo ci avremo già anche questo aspetto. Ok, è finita. Carina questa. A questo punto... un messaggio positivo. Possiamo passare a una fase di discussione? Torna indietro sulla slide. Ecco. Fammi capire, un caso d'uso abbastanza frequente, un servizio web, ad esempio il caso del gaming. Il caso di? Del gaming. Del gaming, certo. Può essere una qualsiasi. Post. Perché domenica lo conosco.
non è stata ovviamente l'applicazione progettata, perché magari fatto in altri tempi o anche in recente, ma comunque non è stata progettata nell'idea di anche poter utilizzare delle piattaforme di utilizzazione di OpenStack, che quindi in qualche modo è messa scala, ma a scala in maniera più tradizionale, no? Certo. Quindi aggiungendo vero e smadonnando appresso anche l'altro sui vari livelli di infrastruttura. A questi noi cosa andiamo a raccontare? Hanno un problema che evidentemente la fatica nostra dietro e la dinamica dei costi al fronte dell'aumento dei carichi e della performance della piattaforma, o devo riprogettare interamente la piattaforma perché costa troppo, perché la piattaforma è troppo, diventa instabile col tempo, diventa difficile da gestire, richiede competenze variegate, perché ti fai tutto il giro del fumo da A a Z, piuttosto che richiede tempo, e quindi non so, poi quello può avere senso fare un investimento che magari adesso ti crea, ti comporta un carico di attività, ma poi hai una certa curva di scalabilità gradita. Sì. Però a fronte di questo immagino che bisogna mettere mano sulla deriva. In realtà. Ma, cioè, allora, il sito web, l'applicazione web è stata realizzata da internamente. Sì. Arrivo e gli dico, bene, c'è un problema di scalabilità, costa di dire. La gestione dell'infrastruttura è instabile, cioè è complessa perché è molto articolata, magari non c'è le competenze in pancia che sono adeguate, perché fai un altro mestiere nella vita, quindi invece c'hai il DBA, il sistemista, l'aspetto di ti propongo di passare a un'architettura diversa. Cosa mi chiedo di fare? Beh, diciamo, la parte applicativa non avrebbe tutto questo impatto in realtà, perché qual è il bello? Tradizionalmente quello che si faceva, ci si arrivava da sopra, cioè si avevano appunto i contenitori applicativi e i vari application server che fanno tutto, e quindi si gestiva in questo modo, si lasciava la parte diciamo infrastrutturale a sì, vabbè, quelle sono macchine, poi poi ce lo installo JBoss, non c'è problema, no? E quindi questo però crea il problema che dici tu, e cioè la portabilità delle applicazioni quando cambio l'application server, quando cambio il contenitore. Questo invece quello che si fa in questo caso è lasciare un po' stare questo discorso della parte applicativa e andare invece sotto. Vediamo un attimino se le infrastrutture riesco loro ad automatizzarle. Allora, una volta che ho la macchina con sopra Debian piuttosto che Windows, quello che mi serve, io ci vado a mettere l'applicazione senza tantissimo sforzo. Non ho un problema di portabilità dell'applicazione. Però poi riesco a fare degli snapshot di quella macchina molto efficienti, molto efficaci. Snapshot di macchina, replicazione della macchina, 2, 3, 4, 5, 6 macchine, tempo zero, senza portarmi dietro le varie complessità di chi invece provava a gestire questo a un livello applicativo più alto. Non so se, quindi non vedo tanto la difficoltà nel metter mano alla loro applicazione, non è quello il problema. Non è quello il problema. Il problema, semmai, è avere un'infrastruttura di questo genere pronta all'uso. Questo sì. Il ferro. Sì. Beh, il ferro, ma anche OpenStack stesso installato sul ferro. Perché lui dice quello che offriremo noi. Un'offerta, la struttura di un'offerta tradizionale che uno standard che immagini per chi vuole migrare le proprie applicazioni dall'attuale architettura in casa. Piuttosto che avere un grado di spazi fisici da qualche parte, ha un'architettura OpenStack. Allora, bisogna vedere dove gira in questo momento la loro applicazione. Gira in casa, in un data center che hanno? Sì, gira in Amazon? Perché non hanno. Prima è il caso di Sì, Isabella.
Sì. E l'infrastruttura è in casa. Ce l'hanno in casa, hanno un data center tradizionale e mettono tutto lì. Esatto. Quando hanno un problema di scalabilità, cosa fanno? Tirano su un'altra macchina. Alcune sono macchine, a volte sono anche macchine virtuali. Ok, quindi VMware, roba del genere. Tirano su un'altra macchina. Ok. Allora, la migrazione consisterebbe in una cosa abbastanza impattante in questo caso, perché se uno vorrebbe OpenStackizzare tutto, dovrebbe appunto installare OpenStack sui vari nodi, diciamo iniziando da 3 nodi e poi mano a mano annettendo gli altri, e via via portarsi dentro le cose che nel frattempo stanno girando sulle macchine però virtuali. Portarsi dentro significa sviluppare l'applicazione con un software as a service, perché sì, devi sviluppare l'applicazione, questo è il rischio, perché l'applicazione attuale non è un software, non è costruita in un'architettura software as a service, quindi non hai i vantaggi che potresti avere utilizzando OpenStack. Certo. Tu non devi fornire l'applicazione di software as a service, devi fornire l'infrastruttura, quindi la macchina virtuale, diciamo OpenStack, o sopra dentro, che ne so, il container, con un sistema operativo, il container, tutto quanto, e poi loro ci mettono l'applicazione. Ma che fai il vantaggio che adesso che si sarebbe passare OpenStack? Allora, aspetta che voglio centrare un po', vediamo se ho capito quello che giustamente osservi. Sicuramente c'è una parte che serve, però la parte che serve non deve essere messa nella loro applicazione, questo volevo dire, ok? Cioè la posso gestire esternamente, al più posso aggiungere un moduletto all'applicazione che si interfaccia con OpenStack e con l'infrastruttura IT. Quindi non ha un impatto sul codice dell'applicazione, questo è importante, no? E quindi ci metto sto pezzettino, ci metto una libreria che me lo mette in comunicazione con l'altro codice, che è sempre codice, e questa è la bellezza. Il vantaggio è questo, che è codice che parla con codice attraverso API. Quindi non è codice che parla con macchine virtuali, ma sempre macchine sono. Questo è un po' il vantaggio che potrebbe servirebbe per che cosa? Perché dovresti mettere questa parte di perché modo? Magari voglio un alert che mi dice sono a finire le risorse, devi tirare su un'altra macchina, boom. Guarda che qui stanno arrivando un sacco di utenti, me ne devi tirare su 10 e devono essere messe fra loro in load balancing. Okay, il front end sta soffrendo, il DB sta soffrendo, intervieni, capito? Tutti questi meccanismi sarebbero automatizzati. Questo lo puoi fare tramite OpenStack. Questo lo puoi fare tramite OpenStack e soprattutto se scrivi codice, per esempio Java, se Java, ma ci sono anche altri, lo puoi scrivere come ti pare, però per esempio lo puoi scrivere in Java e te lo fa questa cosa qui. Quindi non hai bisogno di andare, c'è l'omino che va, installa, oppure quello che prende VMware, tira sulle macchine, assegna, eccetera, eccetera. Lo puoi automatizzare. Lo puoi automatizzare. E lì però a quel punto, come dice Pasquale, l'applicazione deve essere fatta custom, diciamo deve essere fatta per poter girare questa cosa, oppure dovresti sviluppare dei plugin dell'applicazione, tipo di monitoraggio, perfetto, le classiche come sonde che uno fa con Nagios o altri sistemi, che si mettono lì e ti dicono ok, guarda che sto per prepa e sti dicono. OpenStack non te ne fornisce questo supporto, sì. Quindi lui stesso è in grado di fornire certo onde. Certo, c'è addirittura un progetto che si chiama Sailometer che fa esattamente questo, cioè tiene sott'occhio la situazione delle varie risorse e ti manda gli alert, tu lo programmi ovviamente, gli dici che alert che vuoi sapere, quando finisce la RAM, che ne so, quando arriva all'80%. Quindi te lo programmi anche questo sempre col codice e ti arrivano gli alert e poi te li gestisci. Quindi questo è. Ti gestisci sempre diciamo, sviluppando le codice, ma che di fatto è, diciamo, sono delle istruzioni di alto livello che poi vanno. Che definiscono il workflow del comportamento del. Allora, vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Questa è improvvisata. Allora. Non potete pensare, abbiamo messo sul tavolo proprio evitando anche quello del produttore.
Vabbè, davvero? Sono contento. Quindi sono bravi? O no? Che mi dici? Beh, diciamo che adesso stiamo ancora in una fase di prodotto. Okay. Ah, non siamo online. No, metti il cavo, metti il cavo. Questi sti svedesi che dicevamo. Allora io qui c'ho il mio pannello di controllo, no? Ok? E quello che ho risolto. Quindi io da qui posso, per esempio, tirarmi su una macchina, fare tante, tirarmi su un volume. Oh, sì, più o meno come vai a gestire su AWS. Sì. Poi c'ho la rete, anche qui la rete, c'ho la topologia, mi posso creare il router, me lo posso agganciare alla rete esterna, quindi farlo diventare un gateway, una serie di cose. E questa qui è la dashboard. Però io questa roba la posso fare anche da qui. Quindi questo è un pezzettino di codice che per esempio mi fa... mi fa venire in console un po' di informazioni su quella che è l'infrastruttura, cioè quella stessa infrastruttura che vi ho mostrato prima, qui viene per esempio elencata. Viene elencata, no? Ci sono i vari volumi, le varie immagini che ci sono a disposizione, eccetera, eccetera. Poi posso pensare di lanciare una macchina virtuale. Allora lancio questa classe qui, mi dice quali sono le macchine disponibili, gli indirizzi IP che si possono associare, poi ne associa uno e io vado a vedere all'interno della public cloud e me l'ha creata, ok? E poi la posso terminare, oppure posso crearmi uno storage in automatico. Ecco, questo genere di cose sono interessanti. E queste cose si fanno semplicemente con un SDK che si chiama OpenStack4j, ma ce ne sono altri, ok? E poi delle funzioni veramente ad altissimo livello che sono del tipo lanciami una Debian con un giga di RAM, con questa public key SSH con questo nome, adesso, e lui lo fa. Quindi insomma è abbastanza facile da realizzare. Ok, quindi diciamo che per adesso va bene, speriamo che insomma di avere anche altri appuntamenti di questo genere per approfondire. Vabbè, l'ammazzo così.